problemi che porta un inceneritore. Da lì sono cominciate tutte le nostre preoccupazioni. Per respirare l'aria pulita fermate le macchine. Io voglio vedere le persone che dicono: ma tanto la raccolta differenziata che serve a niente, mi crea solo problemi, non c'ho voglia di farla. Però quello lì è la stessa persona che prenderà la macchina e si troverà a piedi senza sapere il perché. Il perché è colpa sua. Tutti respirano, noi respiriamo, anche voi respirate. State rovinando la salute, state rovinando la salute. Veramente, ci state rovinando. Noi ce ne ritore, noi ce ne ritore. È una vergogna. Mi raccomando, manifestazione pacifica. Ringraziate le auto, ringraziate gli automobili. Vantatevi di queste opere inutili, vantatevi. Vantatevi lontano dalle auto, non fate casino. No, non gli toccate l'auto. Non si possono toccare. Non vogliamo protestare, vogliamo respirare, non vogliamo protestare. Ovviamente sono andati dall'ingegnere di Diremba a chiedergli: ma l'inceneritore fa male? Cosa pensate che un ingegnere di Diremba possa dire? Ovviamente mi hanno chiesto: ma l'inceneritore è una tecnologia vecchia? Perché me l'hanno chiesto fuori e la signorina gli ha detto: no, era vecchia 25 anni fa, adesso abbiamo fatto dei progressi fantasmagorici, abbiamo una marea di tecnologie per abbattere i fumi, le emissioni e quant'altro, e non esce nulla fuori dai camini. Il problema è che ovviamente voi potete pensare: lo sanno e fanno finta di non saperlo, oppure se le bevono. Diciamo che magari un 50-50, quindi è importante continuare a fare un'opera di informazione come state facendo voi. Quindi è stato ottimo parlare anche col consigliere Placido, poi ognuno trarrà quelle che sono le proprie conclusioni. Ovvio che è importante continuare a fare informazione, sia i consiglieri che non ne sanno una cippa, perché comunque le solite frasi che giravano, ma quelli là fuori sono sempre quelli che non vogliono mai nulla, non vogliono le discariche, non vogliono gli inceneritori, e si finisce come a Napoli. Noi dobbiamo dimostrarli. No, perché a Napoli non ti crede. È ovvio, noi dobbiamo dimostrargli coi fatti che in realtà si può fare ben diversamente, si può gestire la raccolta di tutti. Ovvio che con gli inceneritori in costruzione sarà molto difficile, ma non dobbiamo demordere, dobbiamo continuare e dobbiamo implementare la raccolta differenziata che facciamo a casa, ridurre, riciclare e quant'altro, lo sappiamo tutti. Poi lasciamo la parola ai comitati che cercheranno di far sì che si possano coagulare quelle che sono le forze che abbiamo visto oggi per cercare di fare qualche cosa anche in questa città, perché comunque la battaglia non finisce oggi, non finisce quando inizierà ad entrare in funzione l'inceneritore, ma andrà avanti per tutta la durata del presunto inceneritore. Gli hanno anche detto che semplicemente ogni momento viene registrato i dati di emissioni in continuo, peccato però che la lettura avvenga a discrezione dell'ARPA, quindi viene registrato in continuazione l'inquinamento prodotto, ma l'ARPA lo leggerà una tantum. Quindi noi dovremmo chiedere, qualora dovesse entrare in funzione, di poter controllare, che siano i cittadini a controllare tutti i momenti cosa esce da questo diavolo camino. Non te calles, dímelo, tú ya sabes de verdad cómo soy. No me mientas, te sinceras y prometo darte la